Un applauso scrosciante ha salutato il termine dello spettacolo pirotecnico offerto dal Comune di Arezzo quest'anno, organizzato da Arezzo in Tour per la notte di San Donato, patrono di Arezzo. Spettacolo preceduto come sempre dalla suggestiva cerimonia dell'offerta dei ceri al santo patrono in cattedrale, dove sono conservate le sue reliquie. A sfilare di fronte all'altare del Duomo che racconta la storia del santo tutti i sindaci della provincia e ovviamente il comune capoluogo, rappresentato in questo caso dal vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. La devozione verso San Donato, vescovo e martire secolare. Donato sarebbe morto martire sotto l'imperatore romano Giuliano, che aveva promulgato una nuova persecuzione contro la Chiesa. Prima con l'interdizione ai cristiani dell'insegnamento nelle scuole, cariche pubbliche e carriera militare, e poi anche con la violenza nei loro confronti. Donato avrebbe infatti raggiunto Arezzo proprio per scappare da Roma, dove Giuliano, secondo la tradizione, aveva ucciso i genitori. In città la sua storia si intreccia con i numerosi prodigi, conversioni, fino alla sua nomina alla carica di vescovo. Continua la sua opera di evangelizzazione nonostante le persecuzioni, ma viene arrestato dal prefetto di Arezzo nel mese di agosto e il 7 agosto del 362 viene decapitato. Oggi come ieri gli aretini affidano al santo le loro speranze e con il naso all'insù in questa notte magica dimenticano per un momento le preoccupazioni di tutti i giorni e si ritrovano in una comunità coesa e solidale.